Francesco Bocciardo, sono un atleta che pratica il nuoto, nuoto paralimpico in particolare. Il nuoto per certi aspetti è stato uno dei primissimi sport che è entrato a far parte degli sport paralimpici. Perché? Perché banalmente per fare sport ti bastano semplicemente una cuffia, un paio di occhialini e il costume. Ed è bello perché comunque è uno sport che permette a chiunque di entrare in acqua. Tu non ti porti in acqua la tua disabilità, non ti porti la carrozzina, non ti porti la protesi e ha anche dei costi di avviamento molto molto bassi ed è per questo che ad oggi è uno degli sport paralimpici più praticati in assoluto. La mia disciplina consiste nel nuoto, in particolare nel nuoto paralimpico. Adesso voi vi starete chiedendo che differenza c'è fra il nuoto normale e il nuoto paralimpico. Beh, in primis siamo divisi in base alle classi di disabilità, quindi classi di disabilità fisiche, visive e intellettive relazionali. E poi all'interno di ognuna di queste tre macro aree ci sono diverse categorie. E perché? Perché l'obiettivo principale è fare in modo che ogni persona in base alla sua disabilità possa competere con persone che hanno disabilità simili o capacità motorie simili, affinché tutti abbiano le stesse possibilità di vincere, primeggiare, ma allo stesso tempo possano elevarsi. Perché? Perché comunque il motto dello sport, secondo me, è in primis quello di dire proviamo ad andare oltre i nostri propri limiti, però allo stesso tempo devi anche avere degli avversari che siano messi nelle tue stesse condizioni. E secondo me è una cosa bellissima, il motivo per cui infatti comunque prima di poter fare le gare tutti gli atleti si sottopongono a delle visite e in base a queste poi ottengono la classificazione internazionale. Ma diciamo che per certi aspetti non posso dire di essere stato io ad aver deciso di iniziare a fare questo sport. Quando avevo 3-4 anni mio padre mi ha letteralmente preso e gettato in acqua. Perché? Perché dietro consiglio della fisioterapista e dell'atleta che mi seguiva, i miei genitori hanno deciso giustamente di farmi fare sport. Perché? Perché era lo sport più adatto in base alla mia disabilità per farmi crescere e robustire e che non dava controindicazioni. Però se è vero che mio padre è stato lui a decidere per certi aspetti, anche contrariamente a tutto il resto della famiglia, non solo di farmi fare sport, ma di farmelo fare anche a livello agonistico, poi posso dire di essere stato io a decidere di continuare. E fortunatamente le cose sono andate molto bene. Diciamo che le persone più importanti per il mio percorso sportivo sono principalmente quattro. Per la prima parte del mio percorso sportivo sono stati mio padre e mia madre, che comunque mi hanno proprio, in particolare mio padre mi ha proprio preso e spinto a fare nuoto, perché? Perché comunque riteneva che fare nuoto fosse la scelta giusta. E mia madre, quando comunque magari piangevo, soffrivo, che ero piccolo, perché comunque era faticoso fare sport, perché comunque avevo dolore, mi ha sempre incitato ad andare avanti. Magari altre madri avrebbero lottato contro il proprio marito dicendogli no, non va bene, e invece loro, mia madre no, ha detto no, continua a fare sport perché comunque vedrai che farà la differenza. E le altre due in un certo senso sono quelle che ho conosciuto dopo, ovvero mia moglie e il mio bambino. Perché diciamo, io ho iniziato a fare nuoto quando avevo 3-4 anni. Quando ne avevo 16 sono entrato in nazionale. Quasi maggiorenne ho partecipato per la prima volta alla mia prima Paralimpiade. E se non ci fossero stati loro penso che avrei smesso di nuotare ormai da diversi anni, ma il fatto di dire voglio nuotare in primis per mia moglie, perché si è orgogliosa di me, e poi anche per mio figlio, per dargli un buon esempio, volevo almeno che, anche se proprio da piccolissimo mi potesse vedere gareggiare a Parigi, ha fatto sì che io riuscissi ad andare avanti e riuscissi a fare 4 Paralimpiadi. Ma diciamo che ce ne sono stati veramente tanti. Se posso dire quello che mi ricordo e che mi ricorderò sempre, sono i mondiali di Glasgow del 2015, dove per la prima volta ho vinto la medaglia d'oro, però quello che penso che mi ricorderò sempre è il fatto che sono riuscito a vincere proprio per 2 centesimi. Adesso non so se voi sapete che cosa sono 2 centesimi, ma nel nuoto, soprattutto in una gara come i 400 stili libero, sono proprio nulla. Quindi io e l'avversario eravamo lì entrambi, stavamo per arrivare, però probabilmente ero più determinato, più arrabbiato, vroom, e quindi ho dato una manata così forte che sono riuscito ad arrivare, per la quale sono riuscito ad arrivare prima. Diciamo che la mia vittoria più importante ad oggi penso che sia stata quella dei 100 stili libero alle ultime Paralimpiadi di Tokyo. Il giorno prima aveva appena vinto l'oro nei 200 stili libero e in quella gara lì ero il grande favorito, però invece sui 100 eravamo tutti lì, c'erano i cinesi che comunque erano
fortissimi, l'anno prima mi avevano battuto e in quella gara lì ero uno dei possibili giocatori, però mai avrei pensato di riuscire a vincere. E mi ricordo ancora quando alla virata dei 50 ero quarto e dentro di me una vocina mi diceva non ce la farei mai, mentre l'altra invece mi diceva vai, 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 accelera, accelera, accelera. E provavo ad andare sempre più veloce, provavo con la punta dell'occhio a raggiungere gli altri atleti cinesi e mi dicevo cavolo, la gara è troppo breve, non ce la farò mai. E allo stesso tempo però c'era quell'altra voce che mi diceva non mollare, non mollare. E proprio all'ultimo, brum, sono riuscito a mettere anche lì la mano davanti. Ma diciamo che ci sono tanti miei allenamenti quotidiani. Normalmente io faccio 7-8 km al giorno, faccio dei lavori in cui c'è tanta, tanta qualità. Perché? Perché comunque dopo tanti anni è importante, dopo aver costruito una buona base aerobica di resistenza, comunque lavorare tanto sulla qualità. Quindi normalmente ci sono dei carichi magari da 10, 12, da 200, con degli intervalli anche di distanze più brevi, devo cercare di raggiungere la massima velocità. E diciamo che è una routine pesante, intensa, perché molto spesso sono in acqua alle 6 del mattino oppure durante l'orario di pranzo, però è una routine che comunque mi piace. Ma diciamo che mentalmente per le competizioni cerco di mettermi una musica che mi carica, che mi piace. In particolare a me per esempio piace tantissimo Eye of the Tiger e mi immagino un po' come Rocky mentre stava tirando i pugni alle carcasse di carne, mi sento invincibile, forte, e poi 5 minuti prima di entrare in acqua stacco tutto, libero la mente, penso soltanto alla gara, penso a come devo farla, rivedo mentalmente cosa devo fare, quindi come devo entrare in acqua, come devo mettere la mano, le prime bracciate, quante volte devo respirare, e lì sono pronto. Sì, ho una routine pre-gara molto particolare. Normalmente sono molto schiaramantico. Amo ascoltare la musica, cerco di estraniarmi dal mondo, anche perché comunque devo cercare di rimanere focalizzato sull'obiettivo, che è quello di riuscire a fare il massimo, il meglio, quello che posso fare, anche perché comunque l'avversario contro il quale devo gareggiare in primis sono io stesso. E quindi cerco di liberare la mente, di stare calmo, tranquillo, di ripercorrere un po' la gara e soprattutto di pensare a dove posso migliorare. Anno dopo anno non è semplice, però comunque c'è sempre qualche cosa sulla quale possiamo migliorare. Ma diciamo che ho tanti piani, tante aspirazioni per il futuro. In primis mi piacerebbe essere un padre un po' più presente. Oggi comunque cerco di passare quanto più tempo possibile con mio figlio, però molto spesso fra il lavoro e gli allenamenti riesco a vederlo soltanto dalle 4 di pomeriggio in avanti. Mi piacerebbe riuscire a vederlo un po' di più, riuscire a conciliare maggiormente il lavoro. Fortunatamente sono in un ambiente in cui c'è molto smart working, però secondo me, soprattutto andando avanti per riuscire a conciliare la vita, è importante riuscire a prediligere tanto smart working. Poi non ti nascondo che mi piacerebbe comunque anche crescere nell'ambiente in cui sono, cercare di migliorarmi e perché no, al di fuori dell'ambiente lavorativo, anche cercare di fare in modo che della nostra regione, la Liguria, comunque riuscire anche a motivare qualche ragazzo perché continui un po' questa staffetta generazionale di crescita. Oggigiorno, che si voglia oppure no, il rapporto con la tecnologia è quotidiano. Io devo dire non sono così pratico in ambito tecnologico, però a me piace tanto usarlo, soprattutto mi rendo conto di quanto possa facilitare la vita. Io banalmente ho un presidio che attacco alla carrozzina quando giro, quando devo fare delle lunghe distanze, e questo comunque mi permette di essere autonomo, di essere indipendente. E quando mi alleno molto spesso indosso degli occhialini tecnologici che mi permettono di vedere la frequenza, il tempo, quindi è fondamentale riuscire a saper utilizzare bene la tecnologia, che non significa essere schiavi della tecnologia, però significa riuscire a usare tutti quei dati, tutte quelle informazioni, quell'autonomia che lei ti sa dare, per essere effettivamente più performante. Io con i social media c'è un rapporto di amore e odio, perché in un certo senso so che sono uno strumento importantissimo, bellissimo, e che possono anche veicolare dei messaggi fondamentali. Dall'altro lato mi rendo conto che io comunque li usi fin troppo poco, nel senso che comunque
mi fa piacere condividere certe cose, però allo stesso tempo secondo me è anche bello in un mondo che è sempre così collegato, sempre così interconnesso, poter avere anche dei momenti che sono soltanto nostri. Quindi per esempio quando vado in vacanza, quando vado da qualche parte, cerco di non usare i social media, anche perché fondamentalmente secondo me i social media devono servire per connetterci, però molto spesso sono usati erroneamente, invece che unirci tendono ad allontanarci. La mia disciplina, quella del nuoto, anche se non sempre è stata influenzata tantissimo dalla tecnologia. Io per esempio utilizzo dei costumi che sono studiati e analizzati su di me per permettermi un maggior galleggiamento delle gambe. E questa qui può sembrare una cosa banale, però mi permette per esempio di avere un assetto migliore. Anche la cuffia, che può sembrare una cosa da poco, comunque viene stata cita e pensata in base alla mia dinamicità per permettere una maggiore idrodinamicità. E poi al di fuori dell'ambiente della gara, diciamo che io utilizzo molti device tecnologici, come per esempio gli occhialini che mi permettono di vedere la frequenza, il tempo che ci sto impiegando, il ritmo che sto tenendo, o banalmente uso diversi sensori come l'elastico, dove io posso programmarlo, e l'elastico fondamentalmente tecnologicamente prevede di creare una certa resistenza. Io quindi entro in acqua con questo elastico e devo nuotare per cercare di combattere questa resistenza. Questi qui sono tutti dei piccolissimi esempi, però fanno capire come la tecnologia possa effettivamente permettere di essere più performante, di avere dei dati immediatamente rilevabili e soprattutto anche dei dati confrontabili che permettono di interfacciarmi con il proprio tecnico. Uso tanti dispositivi elettronici durante gli allenamenti e le competizioni. Al di fuori degli occhialini, per esempio, utilizzo anche una paletta che fondamentalmente fa ed emette un rumore diverso in base al fatto che se io stia, per esempio, mettendo la mano e se stia applicando la forza in modo corretto oppure no. Utilizzo, per esempio, la palla medica, che è una palla tecnologica che fondamentalmente mi permette di capire quanto io stia quando nuoto andando dritto e quanto no, e tutti questi dati poi vengono elaborati, arrivano direttamente sul mio telefono e così posso confrontarli. Di mese in mese posso vedere come sta andando l'allenamento, il carico di lavoro, il carico di forza. Ovviamente tutti questi dispositivi non sono permessi in gara, però durante l'allenamento danno dei risultati invidiabili. E banalmente, le poche volte che mi alleno in mare, per esempio, o uso degli occhialini che lampeggiano se io per esempio sto tenendo la traiettoria corretta oppure no. Questo può sembrare banale, proprio quando entri in gara automaticamente il tuo cervello ha registrato l'andatura, la posizione, la strada giusta, e quindi tutto questo ti può servire per avere una prestazione migliore. Ma di base, per quanto riguarda lo sport paralimpico, penso che la maggiore sfida che la tecnologia dovrebbe porsi è quella di permettere a quante più disabilità possibili di praticare quanti più sport. Mi spiego meglio. Oggi, in base al tuo tipo di disabilità, una persona sa che potrà praticare uno sport paralimpico. Però ci sono alcuni sport che, in base alla disabilità, ancora oggi non sono praticabili. Però più si andrà avanti con le tecnologie e quanti più sport, indipendentemente dalla disabilità, potranno essere praticati. Da qualche anno, per esempio, in Italia sì, fa l'adaptive surf, che sarebbe il surf per le persone che sono in carrozzina. Era una cosa che fino a 10 anni fa era impossibile. Oggi lo è attraverso delle tavole da surf, che sono delle tavole da surf super tecnologiche. Quindi secondo me è questa la principale sfida che si deve porre la tecnologia. Vedere cosa effettivamente si può fare oggi nello sport e quanto ancora si può fare, soprattutto quanto attraverso la tecnologia sempre più sport si possono aprire a quante più persone. Mia moglie è una persona molto sportiva, le piace viaggiare, andare, correre la mattina, e io, se non avessi un dispositivo elettronico che attacca la mia carrozzina, che è proprio un motore elettrico, molto spesso non potrei andare in giro con lei, girare con lei, magari quando lei si va ad allenare o per esempio quando vuole andare a fare delle passeggiate. E banalmente non potrei, per esempio, sarei obbligata a prendere la macchina, mentre invece attraverso questo posso non usarlo.
questo qui è un piccolo esempio, è una cosa banale, però posso dirvi che a me ha cambiato la vita, perché da quando ho questo dispositivo, per esempio, viaggiamo molto di più, siamo molto più indipendenti, siamo meno dipendenti per certi aspetti dall'auto, dai mezzi di trasporto, e questo mi permette di essere più attivo, permette alla mia ragazza, a mia moglie comunque di divertirsi un po' di più, potendo girare, potendo camminare, potendo fare qualcosa di salutare, e ci permette di stare assieme senza che magari lei debba stancarsi tanto a spingermi in carrozzina. Ma questa è una domanda molto, molto complicata e difficile. Penso che comunque la tecnologia, quella che mi piacerebbe di più avere, sarebbe, e che ancora oggi purtroppo non c'è, è quella che mi permetta comunque in un certo senso di comunicare meglio con le persone con disabilità intellettiva, relazionale, e farmi comprendere al meglio, perché comunque ho notato che purtroppo quando per esempio mi trovo a interfacciarmi magari con ragazzi autistici o ragazzi che hanno disabilità intellettive e relazionali molto gravi, ancora non riesco a farmi comprendere, e questo è veramente un peccato. Ma perché? Perché comunque anche loro hanno tantissimo da dire, vorrebbero secondo me comunicare, però ancora oggi non c'è la possibilità di riuscire a comunicare benissimo, o meglio, diciamo che è comunque un percorso molto complicato, molto difficile, perché bisogna comunque fare dei passi, bisogna imparare a conoscerlo. Io penso invece che attraverso le nuove tecnologie sempre più spesso sarà possibile questa cosa qui, sempre prima sarà possibile rompere tutti questi muri, per fare in modo che comunque chiunque possa effettivamente essere incluso, anche perché ricordiamoci che la tecnologia ha fatto tantissimo. Io banalmente oggi sono venuto qui guidando, 30 anni fa, 40 anni fa, per le mie disabilità non ci sarebbero stati degli strumenti che mi avrebbero permesso di guidare. Sono delle piccole cose che però fanno la differenza, e si può fare tanto, e secondo me da qui ai prossimi 50 anni effettivamente attraverso la tecnologia riusciremo a fare la differenza, e grazie ad essere anche ad essere un paese e un pianeta più inclusivo. Allora, il messaggio che vi vorrei lasciare è quello di crederci, di provarci, non abbiate paura, e soprattutto credete nei vostri sogni, anche perché ricordatevi che se voi non saprete credere nei vostri sogni, non potrete pretendere che gli altri ci credano. Io quando ho iniziato a fare sport l'ho iniziato quasi come forma di riabilitazione, come forma di gioco, e poi poco per volta da cosa è nata cosa. Quindi non abbiate paura di avere un sogno, e soprattutto di porvi sogni sempre più grandi, perché comunque a volte si realizzano.